Nel 2019 due amici con la stessa passione per il legno decidono di dare vita a Miudur, un laboratorio artigianale del legno, di cui ci parla adesso uno dei fondatori, Riccardo, in 5 minuti. Ciao Ciao a Riccardo tutti, e ciao benvenuto. ciao a tutti. Riccardo, tu sei molto giovane, e come ti sei avvicinato a questa anticarte e soprattutto come si fa ad avvicinare i giovani a quest'arte per non perderla? Nel modo più semplice che esiste, Mauro è un mio amico da più di 20 anni, io ho finito gli studi di architettura a Roma, sono rientrato qui a Latina e semplicemente sono andato a trovare Mauro nella sua bottega e ho cominciato a capire la differenza tra i vari pennelli, tra le diverse finiture, tra le diverse vernici e ho cominciato a sporcarmi le mani. E la cosa più bella è passare dal progetto, dalla carta, dalla teoria alla pratica e questo lo si può fare solo all'interno di una bottega, all'interno di un garage, all'interno di un giardino. Quindi se qualcuno sente all'interno comunque una propensione nei confronti di quest'arte, perché poi alla fine è un'arte, non a caso artigianato, ha come desinenza appunto la parola arte iniziale. L'ideale sarebbe proprio approcciarsi senza stare a pensare a quelle che possono essere le tecniche, innanzitutto cuore e mente, poi il resto viene dopo. Siete aperti magari anche alla collaborazione con qualche scuola per avere degli studenti in stage? E attualmente ancora no, perché l'attività ha solo un anno e quindi riteniamo che sia importante innanzitutto il consolidamento proprio del rapporto lavorativo tra me e Mauro. È comunque una formula un po' inedita, un progettista, designer, perché si sporca le mani ed entra in contatto così importante con l'artigiano e non è una cosa così semplice e scontata. Quindi per ora stiamo cercando di affinare il nostro rapporto. Una volta che lanciamo quello che è il brand, l'attività, eccetera, sicuramente ci sposteremo anche verso varie accademie, varie scuole di formazione proprio che si occupano di artigianato, comunque in generale, nello specifico anche del legno. Riccardo, voi vi occupate non solo di realizzare mobili nuovi, ma anche di restauro. Che cosa dà più soddisfazione secondo te? Dare nuova vita a un vecchio mobile o vedere realizzata una propria opera? In realtà, quando si restaura, si dà comunque vita a una nuova opera, perché il cliente quando lascia il proprio mobile presso la nostra bottega lo lascia in un modo e lo ritrova sicuramente in un altro. Il restauro per noi è dare nuova vita. Poi ci sono vari tipi di restauri, ci sono comunque restauri quelli conservativi che quindi ripristina lo stato effettivo originale di quel mobile, oppure ci sono per esempio dei clienti che vengono e dicono: questo mobile così è troppo vecchio, ridateci un tocco di modernità. E allora a quel punto verifichiamo, analizziamo varie idee, varie cose insieme al cliente stesso e cerchiamo comunque di soddisfare al meglio questa esigenza. A volte capita che chi ci porta da restaurare il mobile poi dice: ma io a fianco ho questo angolino vuoto, che ci posso mettere? E allora lì poi parte tutta la fase della progettazione del nuovo, del design. Quindi, essendoci all'interno della bottega, oltre all'artigiano, una figura di designer che comunque riesce a unire le cose, a fare in modo quindi che oltre alla fase di restauro ci sia anche una fase di progettazione di quello che è l'ambiente in cui verrà inserito il mobile, è comunque un punto in più. Quali tipologie di mobili realizzate? Siete specializzati in qualcosa, residenziale piuttosto che business? Prettamente lavoriamo comunque con il privato, quello che per casa eredita magari vecchi mobili o ha esigenze di rifare, comunque di avere una nuova componente, una nuova soluzione per abbellire oppure che renda più funzionale un certo ambiente. È capitato anche di fare qualche scuola, quindi dei restauri comunque all'interno di qualche scuola qui di Latina ed eventualmente anche curare l'arredo di qualche B&B o situazioni anche, diciamo, aziendali, però sempre rimanendo nel piccolo taglio. Se qualcuno volesse contattarvi o per restaurare un mobile o per semplicemente avere informazioni sulla vostra attività, quali riferimenti ci lasci? Allora, innanzitutto il sito web www.miudur.com.
Sul nostro sito web si trovano tutte le informazioni, dal numero di telefono alla mail che è info@newdur.com, ai vari contatti Facebook che si possono tranquillamente trovare come Newdur, oppure Instagram cercando Newdur underscore Latina. Riccardo, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a te Alex, a presto.